Dimissioni del sindaco dell'Aquila, con Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Si parla di questo anche in queste ultime ore nella nostra regione. Qual è il suo auspicio e si aspettava queste dimissioni? Beh, conoscendo Biondi, che è una persona che vuol lavorare, vuole essere messo nelle condizioni di poter lavorare per il bene dell'Aquila, io mi aspetto sempre dei segni e dei segnali a difesa della sua città. Questo ha voluto fare con le sue dimissioni, delle dimissioni ovviamente che hanno due carattere, sia quello di fare delle sollecitazioni al governo nazionale. Non vi sarà sfuggito sicuramente che le risposte subito dopo le sue dimissioni, e casualmente non prima, sono arrivate, quindi un primo segnale, un primo obiettivo Biondi l'ha sicuramente raggiunto. Il secondo è anche quello di chiedere alle forze politiche di centrodestra di accelerare. Sapete perfettamente che le ultime elezioni regionali hanno dato degli importanti segnali alla città dell'Aquila, andando a eleggere due ex assessori della giunta Biondi in consiglio regionale prima, e poi hanno avuto anche l'incarico di assessori. L'anno prima c'è stata l'elezione di Deramo come deputato, e quindi la necessità di rivedere la giunta. Biondi, che vuole lavorare, ovviamente fa una richiesta immediata ai partiti: rivediamo subito la giunta, mettetemi nelle condizioni di lavorare. Questa è la situazione dell'Aquila, una situazione ovviamente che mi vede molto ottimista per quanto riguarda gli sviluppi. Lunedì ci saranno tutta una serie di incontri. Voi sapete che ho chiesto delle consultazioni che farò insieme al sindaco Biondi, inizieremo lunedì mattina fino a tardo pomeriggio. Lei auspica ovviamente un passo indietro del sindaco, ritiro delle dimissioni? Biondi ama l'Aquila e quindi vuole amministrare l'Aquila, questo è il segnale che ha voluto dare, vuole essere messo nelle condizioni, quindi io sono convinto, soprattutto in un anno così importante come quello del decennale, che Biondi non lascerà mai da sola la sua città.